Ecco Marrazzo, di nuovo all'attacco, in prima linea, contro l'insediamento di una discarica Ariano. Per carità, cosa, battaglia degnissima, è bene che non si faccia, è bene lottare, ma che Marrazzo si rimetta lì a guidare una rivolta, una protesta. Io non lo so, a me avrebbe dato fastidio di avere vicino Marrazzo, anche perché non si dimentichi quel travestito che poi è stato ucciso anche per tappargli la bocca. Le interviste recenti di Marrazzo lasciano a desiderare, sui trans, boh, io credo che la prudenza di un uomo politico dovrebbe consigliare a chi inciampa di rimanere fuori perlomeno per 10 anni. Invece lui subito si vuole rimettere tra i piedi e non gioverà certo alla sinistra avere un Marrazzo di ritorno.